Gli americani che hanno 15.000 soldati in Italia, che hanno 70 bombe atomiche nascoste dentro i nostri confini, che hanno basi da nord a sud missilistiche dell'aviazione, della marina, dell'intelligence, che influenzano la nostra politica, che influenzano la nostra stampa, loro non sono un problema. Per la nostra democrazia, per il nostro dibattito politico, il problema sono i russi. Perché noi a quanto pare avremo anche dei partiti che supportano la Russia. Ecco l'accusa che si facevano. Ma andiamo a vedere un po' questi partiti che supportano la Russia, cosa hanno fatto nei mesi. Noi abbiamo che quando si è votato a marzo scorso per l'aumento della spesa militare al 2% del PIL, tra Camera e Senato, ok, 16 voti contrari, 16, ok? Hanno votato tutti sì. Fratelli d'Italia ha votato sì all'aumento della spesa militare, il PD ha votato sì, Forza Italia ha votato sì, i 5 Stelle hanno votato sì, il Partito Democratico ha votato sì, Sinistra Italiana ha votato sì, Calenda ha votato sì, hanno votato tutti sì, tutti. Quando si è trattato di votare l'ingresso nell'Alleanza Atlantica della Finlandia e della Svezia, di nuovo, questa volta anzi meno, 14 voti contrari. Ancora una volta Fratelli d'Italia ha votato sì, Partito Democratico ha votato sì, Forza Italia ha votato sì, Calenda ha votato sì, Salvini ha votato sì, tutti, centrodestra e centrosinistra. Quindi io mi chiedo, ma queste influenze russe di cui noi dovremmo avere tanta paura, dove sono? Dove sono se tutta la stampa, chiunque può aprire, qua c'è l'edicola qua vicino, se volete comprare il giornale potete comprare tutti i giornali che volete, mettete da un lato il Corriere della Sera e dall'altro Repubblica, prendete un articolo che parla della politica internazionale, io vi sfido e guardate se qua davanti me lo portate, vi do 20 euro in mano, portatemi un articolo del Corriere della Sera e della Repubblica che sulla situazione internazionale dice due cose diverse, prendete due giornali e fatemi vedere che sulla guerra in Ucraina Repubblica e Corriere della Sera hanno due posizioni diverse, non ce l'hanno. Come non ce l'hanno due posizioni diverse, la Lega e Fratelli d'Italia e Partito Democratico e Calenda. Dicono tutti la stessa cosa. Che cosa dicono? Che l'Italia deve svolgere in maniera egregia il suo ruolo da colonia, che deve obbedire, anzi credere, obbedire e combattere. Questo è quello che ci dicono. E ce lo dicono quelli di centrodestra e ce lo dicono quelli di centrosinistra, ce lo dice Mentana con la sua fogna virtuale di Open, ce lo dice Bruno Vespa dalla televisione, ce lo dice la Repubblica, ce lo dice Sky e il Corriere della Sera, ce lo dice la Mediaset e ce lo dice la Rai, ci dicono tutti la stessa cosa, perché? Perché le influenze che ci sono veramente evidentemente non sono quelle russe. Perché se il nostro paese avesse delle influenze russe, vedremmo che ci sarebbero dei giornali che sostengono la Russia, che ci sarebbero dei politici che sostengono la Russia. Invece, vediamo che ovviamente vediamo politici che sostengono la dittatura degli Stati Uniti, vediamo unicamente giornali che sostengono la dittatura degli Stati Uniti. Vediamo unicamente commentatori social, commentatori web che parlano dal punto di vista degli Stati Uniti d'America. Quindi io mi chiedo, ma veramente, ma queste presunte ingerenze russe dove sono? Perché nessuno me le ha ancora fatte vedere. Dicono che Salvini sarebbe amico della Russia, ma la Lega Nord ha votato compatta per l'aumento delle spese militari e per le sanzioni. Dicono che i cosiddetti sovranisti sarebbero amici della Russia, ma io invece vedo che sia nell'Europarlamento che nel Parlamento italiano queste persone qua sanno soltanto votare come le ordina la Casa Bianca. Le uniche influenze che vediamo sono quelle degli Stati Uniti d'America. Le uniche ingerenze di cui dovremmo preoccuparci sono quelle degli Stati Uniti d'America, perché quando voi aprite la televisione vedete unicamente un campionario di propaganda statunitense, quando voi aprite un giornale leggete ciò che lo zio Sam vi dice di leggere, quando voi aprite un social, aprite Instagram, Facebook, TikTok, vedete contenuti che sono stati messi lì da algoritmi decisi e controllati dagli Stati Uniti d'America. Questo è quello che vedete, questo è quello che succede, l'influenza russa non esiste. Ecco, un altro. Arriva, dai!
La NATO ha provocato il conflitto in Ucraina, l'ha provocata attraverso l'espansione ad Oriente, l'ha provocata col suo tentativo internazionale di perpetuare la sua egemonia. La NATO ha causato attraverso la sua continua espansione una situazione per cui la sicurezza di ogni paese a livello internazionale è minacciata dalle autorità statunitensi. Questo è quello che è successo negli ultimi anni, almeno dalla caduta dell'Unione Sovietica, con l'allargamento verso Oriente della NATO. Questo è successo con la complicità delle autorità statali italiane, sta avvenendo anche oggi. Questa sera al Festival di Sanremo, organizzato dalla RAI, emittente pubblica, con soldi pubblici, avremo quella figura dubbia di Amadeus leggere un messaggio di quel signore della guerra cocainomane che è Zelensky. E questo sarà fatto con soldi pubblici. I nostri soldi, delle nostre tasse, del nostro Stato, andranno a finanziare la lettura di un messaggio di questa persona che sta facendo il tour dell'Europa per chiedere di scatenare la terza guerra mondiale. Questo secondo me è vergognoso, secondo milioni di italiani è vergognoso, e significa che il nostro Stato, che è sempre un po' barcollato fin dal dopoguerra, in quanto è diventato quasi subito una colonia degli Stati Uniti, ha raggiunto punti di bassezza mai raggiunti. Avremo veramente il dittatorucolo di una provincia imperiale della NATO sulla televisione pubblica a piangere miseria per convincere i paesi europei a scatenare la terza guerra mondiale. La presenza del messaggio di Zelensky, che sia video, che sia audio, che sia un testo da leggere, è vergognosa, è un affronto alla nostra storia, è un affronto a tutto il popolo italiano, alla Costituzione, e è un affronto soprattutto alle migliaia e migliaia di ucraini che per colpa di Zelensky stanno vivendo nel terrore della coscrizione, per colpa degli artefici del colpo di Stato di Euromaidan, stanno vivendo sotto la repressione politica della SBU, della polizia militare, delle milizie neonaziste. È un affronto a chi, come gli abitanti del Donbass, da 8 anni vive sotto le bombe del regime terrorista di Kiev, finanziato da un regime ancora più terrorista che quello di Washington.